Masserie Lucane nasce dalla volontà di alcuni produttori agricoli, agricoltori da diverse generazioni, con l'intento di valorizzare le produzioni agricole locali di qualità certificata. Il progetto è stato candidato a valere sulla misura 3, sottomisura 3.2, del piano di sviluppo regionale della Basilicata 2014-2020. Il programma di informazione e promozione si propone l'obiettivo di diffondere le conoscenze sulle produzioni agricole sostenibili riconosciute dall'Unione Europea, come l'agricoltura biologica e l'agricoltura integrata. Siamo aziende agricole presenti su questo territorio, siamo agricoltori da sempre e abbiamo sempre avuto visioni comuni e intenti comuni. Ogni qualvolta è possibile fare rete, non cogliamo l'occasione per stare insieme. L'agricoltura sostenibile e l'agricoltura biologica utilizzano ed integrano le risorse naturali locali con lo scopo di mantenere e migliorare la fertilità del suolo, favorendo un uso più efficiente delle risorse naturali, come l'acqua, la sostanza organica, la biodiversità delle specie vegetali e animali, proteggendo l'agroecosistema da uno sfruttamento depauperante dell'ambiente in cui viviamo. L'agricoltura sostenibile e l'agricoltura biologica adottano tecniche di lavorazione conservative, quindi il motivo per cui si adottano tali sistemi è proprio insito nella tipologia di lavorazioni che portano alla conservazione, appunto tecniche conservative, alla conservazione del territorio e del suolo. Con l'agricoltura biologica, con l'agricoltura sostenibile è un processo lento di conservazione del terreno. Diversamente sono processi veloci che portano al depauperamento del territorio e delle risorse naturali. Con le tecniche conservative si migliora la sostanza organica presente nel terreno, che comporta un humus maggiore nel terreno, minori quantitativi di acqua necessari per portare le colture a termine e anche riserve di carbonio, con minori emissioni di CO2 in atmosfera. Ripeto, sono percorsi lenti ma virtuosi, l'alternativa sono percorsi veloci che portano al depauperamento del nostro sistema agricolo. Le aziende sono ubicate tra la collina materana e il Metapontino, con coltivazioni di cereali, come frumento duro, frumento tenero, farro, orzo, avena, e di legumi, come ceci, lenticchie, cicerche, fave e piselli. Alcuni dei prodotti vengono poi trasformati con produzioni dirette di olio extravergine di oliva e di pasta di semola di grano duro. Credere nell'uso sostenibile delle risorse naturali ha spinto i produttori di masserie lucane ad aderire a marchi di qualità riconosciuti, una garanzia di tracciabilità, perché il mercato vuole essere informato sulla origine dei cibi che trova sulla tavola. Abbiamo aderito ai marchi di qualità e alle certificazioni perché oggi non basta più presentarsi sul mercato con i claims grano nostro, grano mio, grano filiera corta. Ciò che contano sono le certificazioni e i marchi di qualità. Certificazioni e marchi fanno la differenza nel momento in cui ci si approccia col consumatore. I marchi di qualità rappresentano indubbiamente uno strumento di riconoscimento del valore aggiunto delle produzioni agricole, con particolare riferimento al benessere animale del consumatore. Il biologico è più nutriente, alimenti coltivati biologicamente sono più nutrienti e ricchi di vitamine, minerali, enzimi e micronutrienti rispetto agli alimenti coltivati con tecniche normali. Preserva l'agroecosistema. Sono OGM free. Il cibo e gli organismi geneticamente modificati stanno contaminando il nostro approvvigionamento alimentare a un ritmo allarmante, con ripercussioni al di là di ogni previsione. Il consumo di alimenti da agricoltura biologica è garanzia che gli alimenti sono stati prodotti senza l'impiego di OGM. Preserva la diversità agricola. Sono prodotti naturali al 100%. I prodotti biologici, sia durante la produzione, coltivazione ed allevamento, che durante tutte le fasi di trasformazione, sono ottenuti utilizzando esclusivamente sostanze di origine naturale o minerale. Evita ormoni, antibiotici e farmaci. Riduce l'inquinamento e protegge l'acqua e il suolo. Cereali, legumi, frutta, verdura, olio extravergine di oliva sono indubbiamente cibi che rientrano a pieno titolo in una alimentazione equilibrata.
Le produzioni di masserie lucane entrano nel paniere dei prodotti principi della dieta mediterranea. Legumi e cereali vengono da lontano. I nostri avi si nutrivano essenzialmente di legumi e cereali e non a caso sono considerate entrambe la carne dei poveri. E, basta guardare la differenza, basta vedere una foto dannata per capire come appunto i nostri antenati avevano meno grasso e spesso il nostro grasso di oggi sono grassi saturi e più massa muscolare. Quindi sicuramente alimentandosi con legumi e cereali non possiamo che trarne benefici. L'Associazione Temporanea di Imprese e Masserie Lucane invita i consumatori alla tavola del gusto e della qualità certificata per dare più sostegno alla produzione alimentare locale attraverso la diffusione delle tradizioni contadine legate ai territori rurali, con l'auspicio di sensibilizzare l'opinione pubblica al consumo sostenibile e alla valorizzazione delle produzioni agricole territoriali certificate secondo i regimi di qualità riconosciuti dall'Unione Europea. Grazie a politiche lungimiranti, mirate, intelligenti della nostra regione abbiamo per esempio ristrutturato un casale del Settecento dove è possibile assolutamente degustare i piatti della tradizione, piatti sì rivisitati ma che provengono sempre dalla civiltà contadina. Presso le nostre aziende associate è possibile poter rivivere in chiave moderna la storia, i suoni, gli odori, i colori e i sapori di una terra straordinaria. E nell'antica masseria, risalente alla metà del 1700, grazie ad un lungo lavoro di restauro con l'utilizzo di elementi e materiali strettamente legati al territorio, è possibile vivere percorsi degustativi.